La vocazione naturale di Cuba, arcipelago che si affaccia verso tutte le direzioni, è quella di essere punto d'incontro perché tutti i popoli si trovino in amicizia. Sono le prime parole di Papa Francesco al suo arrivo all'aeroporto della Habana, prima tappa del viaggio apostolico che lo porterà anche negli Stati Uniti. Ad accoglierlo, sotto una pioggia leggera che ha tutito l'AFA, il presidente Raul Castro, i vescovi dell'isola caraibica e un gruppo di giovani al grido «Questa è la gioventù di Cristo». Nel suo saluto Castro ha ringraziato il Papa per aver favorito l'apertura del dialogo con Washington, chiedendo però poi con forza la fine dell'embargo commerciale statunitense, immorale ed ingiusto. Il Pontefice ha subito sottolineato che il processo di normalizzazione delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti dopo anni di allontanamento ci riempie di speranza ed è segno del prevalere della cultura dell'incontro, del dialogo, ed ha incoraggiato i leader politici dei due paesi a proseguire sul cammino come prova del servizio a favore della pace e del benessere dei loro popoli ed esempio di riconciliazione per il mondo intero, un mondo che ne ha tanto bisogno, aggiunto, in questa terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Papa Francesco ha ricordato i memorabili viaggi apostolici a Cuba di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ha voluto rinnovare i legami di cooperazione ed amicizia con le autorità di Cuba perché la Chiesa continui ad accompagnare il popolo cubano con libertà e mezzi e spazi necessari per far giungere l'annuncio del Regno fino alle periferie esistenziali della società. Lungo i 18 chilometri dall'aeroporto José Martí all'Annunziatura, quasi 100.000 persone hanno salutato dal bordo della strada Papa Francesco al suo passaggio in Papa Mobile.